march it home again. Hurrah, hurrah, we give them a hearty welcome. Then hurrah, hurrah, oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Nella tarda primavera del 1861, la guerra di secessione americana non stava andando affatto bene per i nordisti. Malgrado l'indiscussa superiorità dell'esercito degli Stati del Nord, i soldati blu collezionavano sconfitte su sconfitte a causa della mancanza di buoni comandanti. A suggerire al presidente Lincoln di arruolare Garibaldi era stato l'ambasciatore americano a Torino, Marsh. Infatti, dopo la spedizione dei Mille, la popolarità dell'eroe dei due mondi aveva raggiunto lo zenith in Europa e nel mondo. Ma a Torino il generale era invece guardato con sospetto per le sue non nascoste intenzioni di proseguire la guerra e risolvere con le armi anche la complessa questione romana. Ora, riferiva infatti Marsh al suo governo, il conquistatore delle due Sicilie si è ritirato nell'isola di Caprera, deluso e imbronciato, non certo rassegnato a rimanere inerte. Averlo quindi al nostro fianco sarebbe per noi un grosso successo. Fu appunto per queste ragioni che il suggerimento di Marsh venne preso molto sul serio dal governo di Washington e il presidente Lincoln non si lasciò scampare questa opportunità. Lanciò infatti un pubblico appello a Garibaldi, chiedendo all'eroe della libertà di prestare la potenza del suo nome, il suo genio e la sua spada alla causa della Repubblica Stellata. Garibaldi venne contattato da Henry Shelton Sanford, che Lincoln aveva nominato solo ambasciatore in Belgio e che era a capo delle operazioni segrete dell'America in Europa, coordinando le spie, alimentando la propaganda e pianificando attività segrete. Sanford arrivò a Caprera, raggiunta da Genova nella notte dell'8 settembre 1861, a bordo di una nave affittata in segreto per non dare pubblicità al suo viaggio. Sanford prese in seria considerazione quel suo compito e Garibaldi anche prese in seria considerazione quella proposta. Tant'è vero che si rivolse direttamente al re Vittorio Emanuele II per chiedergli il permesso di rispondere positivamente all'appello rivoltogli dal presidente americano. L'appello di Lincoln giungeva quindi nel momento più opportuno per la corona piemontese. Offriva infatti l'occasione di liberarsi dell'ingombrante generale in una maniera più che onorevole. E infatti, non per farsi scappare questa occasione, Vittorio Emanuele si affrettò ad accogliere con benevolenza quella richiesta. Garibaldi fu quindi lasciato libero di varcare l'oceano, ma prima di muoversi il generale, che non era poi così ingenuo come si vuol far credere, pretese delle precise garanzie dal governo americano, e in particolare una su tutte, una dichiarazione che quella guerra aveva come scopo principale l'abolizione della schiavitù. Per quanto possa sembrare strano, considerando che secondo la storia americana tramandata, cita Hollywood, i soldati nordisti combatterono per liberare gli schiavi, fu proprio la richiesta dell'affrancamento della schiavitù a raffreddare gli entusiasmi del governo americano. Lo schiavismo era ancora giudicato un'importante risorsa economica e nessuno aveva intenzione di abolirlo, neanche il presidente Lincoln. Le trattative a quel punto furono sospese. Dopo la battaglia dell'Aspromonte, Garibaldi, prigioniero e ferito, venne tradotto nel carcere militare del Forte di Varignano, che si affaccia nel Golfo di La Spezia, dove le navi americane stavano alla fonda. La presenza del generale non sfuggì naturalmente al commodoro Stringham, il quale ne riferì subito a Washington, dove ancora non si era rinunciato all'idea di arruolare l'eroe dei due mondi. Anzi, nel frattempo, la condizione posta del generale era caduta, poiché Lincoln, per rendere più popolare la sua guerra, si era finalmente deciso a promettere l'abolizione della schiavitù se la vittoria avesse arriso alle forze dell'Unione. Questa volta l'incarico di prendere contatto col generale fu affidato all'ambasciatore americano a Vienna, Teodoro Canisius, che ricevette, fra le altre, le seguenti istruzioni. Dica al signor Garibaldi che riceverà il grado di maggiore generale dell'esercito degli Stati Uniti con lo stipendio relativo e la cordiale accoglienza del popolo americano. Senza perdere tempo, il 1 settembre 1862
Canisius scrive a Garibaldi: Ora che siete ormai nell'impossibilità di condurre a termine la vostra grande impresa patriottica, forse sarete meglio disposto ad offrire il vostro braccio per la lotta che la Grande Repubblica sostiene per la libertà e l'unità. La risposta di Garibaldi fu la seguente: Signore, sono prigioniero e gravemente ferito. Per conseguenza, mi è impossibile disporre di me stesso. Credo però che se sarò messo in libertà e se le mie ferite si rimargineranno, sarà arrivata l'occasione favorevole in cui potrò soddisfare il mio desiderio di servire la grande Repubblica Americana che oggi combatte per la libertà universale. Ma questa volta fu uno scopo giornalistico a impedire la trasferta americana di Garibaldi. L'ambasciatore Canisius, per attribuirsi il merito dell'impresa, comunicò infatti alla stampa il testo della lettera inviata a Garibaldi. E provocò un pandemonio. In questa lettera veniva definita grande opera patriottica la spedizione garibaldina in Aspromonte, che l'esercito italiano aveva invece represso nel sangue. Ciò provocò fra Torino e Washington uno scambio risentito di contestazioni che giunsero a sfiorare una crisi diplomatica. Andò così a finire che Canisius fu richiamato in patria. Mentre a marce venne ordinato di interrompere ogni contatto con il generale. Siamo arrivati alla fine, spero di avervi incuriosito con questa storia che non viene raccontata di come Garibaldi sarebbe potuto finire a diventare un generale della nordista della guerra di secessione americana. Nonostante tutto, però, Garibaldi ci andò. Alla guerra di secessione americana, perché un reggimento volontario di fanteria, quello di New York, il 39esimo per la precisione, fu chiamato dai volontari, per la maggior parte italiani, Garibaldi Guard. Quindi, in un modo o nell'altro, Garibaldi partecipò alla guerra di secessione americana. Bene, ci vediamo la prossima volta per una top 10 su falsità storiche che tutti noi abbiamo studiato o abbiamo sentito. A presto! Then hurrah, hurrah, all the men will cheer, the boys will shout.